La morte di Marat è un dipinto di Jacques-Louis David, realizzato nel 1793. È una tela a olio presente nel Museo di Belle Arti di Bruxelles. Domenica 13 luglio 1793. Avviene l'omicidio dell'amico di Davide. È la vigilia del quarto anno della presa della Bastiglia. Ma chi è costui che è diventato un'icona dell'arte neoclassica? Jean-Paul Marat è un personaggio un po' controverso. È un medico, rivoluzionario, politico e giornalista francese, nato però in Svizzera. Era amico di David, interessato alla rivoluzione francese scoppiata nel 1789, fondatore inoltre del giornale L'Amico del Popolo, dove ribadiva le sue posizioni radicali. Il suo giornale fu uno strumento di lotta più che di informazione. Divenne inoltre presidente del gruppo dei Giacobini, la fazione repubblicana più estremista ed intransigente, che subito dopo la morte di Marat darà luogo al cosiddetto regime del terrore. Marat, insieme a Robespierre, incitò il popolo francese a ribellarsi contro i girondini dominanti. Una giovane di 25 anni, dal nome Charlotte Corday, arriva dalla Normandia a Parigi, proprio con un intento ben preciso: uccidere Marat, colui che è ritenuto responsabile di tradire gli ideali della rivoluzione e fomentando una guerra civile. Non a caso lei va in Rue des Cordeliers al numero 30, è là dove abita Marat, e gli porgerà una lettera con l'intento di rivelargli chi sono coloro che in Normandia cospirano contro la Convenzione. In realtà è un tradimento e lo ucciderà. Marat accolse la giovane donna mentre era in una vasca da bagno. Quotidianamente lui doveva fare dei bagni e stare immerso nell'acqua per alleviare il dolore della sua malattia. Ecco che lei, dopo una breve conversazione, sfilò il coltello dal seno e lo pugnalò. Lo pugnalò e Marat lo vedremo ancora con la lettera in mano, la lettera della supplica che l'assassina aveva inviato per farsi ricevere. Il delitto scosse tutta l'opinione pubblica, soprattutto anche l'amico Jacques-Louis David, soprattutto per il modo con il quale era stato fatto, vale a dire utilizzando il tradimento e soprattutto da parte di una donna. Jacques-Louis David, quando seppe la notizia, fu tra i primi a correre sulla scena del delitto, tra l'altro raccontata anche dai vari giornali dell'epoca. L'assassinio di Marat, una delle voci più ascoltate dal popolo, sconvolse veramente tutti. Emotivamente sconvolse molto anche l'amico David, che fu invitato dalla Convenzione a rappresentare un'opera che celebrasse proprio l'eroe della rivoluzione, il martire giacobino Marat. Nel mese di ottobre il quadro è già pronto, molto diverso però da quello che aveva raccontato la cronaca del tempo, soprattutto epurato da tutte quelle immagini che potevano distogliere l'attenzione sulla figura eroica di Marat. Marat è raffigurato dopo il delitto, abbandonato nella sua vasca con la testa reclinata da un lato e un braccio verso terra. C'è uno sfondo scuro che rende ancora più solenne questo momento. Non c'è nessuna concitazione, è una tragedia però che si dissolve in un'immagine silenziosa senza tempo. David aveva lavorato all'opera per 3 mesi, terminandola nell'ottobre del 1793. Del suo lavoro preparatorio rimangono 2 tracce, uno studio su una maschera mortuaria di Marat e anche un disegno. Se il giuramento degli Orazi, altra celebre opera di David, possiamo assumerla come modello di virtù civica, la morte di Marat diventa un'immagine del dramma della Rivoluzione francese, raffigurando proprio una delle conseguenze più estreme di tale eroismo, la morte dell'uomo.
L'opera è quindi la santificazione di un rivoluzionario che, per tenere fede ai suoi ideali, ha scelto di sacrificare la sua stessa vita, diventando poi il martire della rivoluzione. Jacques-Louis David, in conformità con l'estetica neoclassica, non evidenzia tutti i dettagli più raccapriccianti, anzi ne fa un quadro idealizzato di una figura di eroe, un quadro comunque realista. È interessante che lui sceglie non la scena dell'omicidio, ma la scena subito successiva, nella quale appunto elimina tutti quei dettagli e tutti quegli elementi che avrebbero reso la scena come un banale fatto di cronaca. Invece fa sorgere la figura di Marat all'uomo glorificato. È una scena estremamente sobria. David inserisce una cassa in legno grezzo dalle linee molto semplici, sulla quale è scritta la dedica dell'artista a Marat, David. Dipinge questo quadro proprio come omaggio all'amico e evita di rappresentare la realtà che aveva visto i particolari molto più raccapriccianti. Nel dipinto, infatti, non compaiono molti elementi che erano noti dalle cronache del tempo, come la tappezzeria della carta d'apparati, le mensole piene di libri, la cartina geografica della Francia, tutti elementi che caratterizzavano il luogo del delitto, eliminando invece tutto ciò che non serve e può sviare il preciso messaggio del quadro che troviamo invece in altri dipinti, come in quello di Baudry. Nel dipinto notiamo l'omicidio. È avvenuto proprio da poco. La ferita è ancora aperta sul costato e gronda ancora il sangue. Il volto di Marat è comunque sereno, disteso, appoggiato sul bordo della vasca, mentre il suo braccio destro è abbandonato verso terra. E regge ancora la penna che stava proprio usando prima di essere ucciso. È una citazione iconografica questa, famosissima, che ritroviamo proprio nel braccio di Cristo in diverse deposizioni, come in quella di Michelangelo, ad esempio di Raffaello e di Caravaggio. Riprendendo proprio questa iconografia del Cristo, David sceglie deliberatamente di compiere un'operazione di sacralizzazione del defunto. Quindi la figura di Marat diventa simile a quella di Cristo, la vittima innocente per eccellenza. Marat è un Cristo laico, ma se nei dipinti citati la morte era vista come un passaggio, qui in David abbiamo il bloccarsi del presente. Il parallelo con la morte di Cristo è un modo per esaltare Marat al di sopra degli altri uomini e porlo, ad esempio, come eroe della rivoluzione, un'icona neoclassica. L'assassina Charlotte Corday non è stata raffigurata, ma è presente invece la sua lettera che aveva inviato a Marat come prova del tradimento organizzato dalla donna. Nonostante sia già morto, Marat riesce comunque a tenere la lettera ben salda e leggermente ruotata verso lo spettatore, in modo che si possa leggerne il testo. La lettera fu utilizzata dalla Corday per essere ricevuta. In essa sta scritto: 13 luglio 1793, Marianne Charlotte Corday al cittadino Marat. Basta che io sia tanto infelice per aver diritto alla vostra benevolenza. L'opera è ricca di simboli. Sulla cassetta di legno, che nella sua essenzialità ricorda una lapide tombale, si vedono il calamaio con l'inchiostro e anche alcuni fogli. Il drappo bianco e la vasca ricordano invece un sarcofago. La stessa stanza spoglia rinvia infatti a una tomba, come se fosse vista dall'interno. L'unico elemento fuori posto è proprio il coltello da cucina, dal manico d'ebano, per mezzo del quale è stato fatto il delitto, lasciato a terra sporco di sangue. È l'unica traccia che ci rimane di questa assassina, che in questo modo viene cancellata in maniera simbolica e condannata all'oblio, ad essere dimenticata. Marat, al contrario, è in un eroico isolamento della morte. Il coltello e la penna sullo stesso piano, quindi l'arma dell'assassina e l'arma del tribuno. La morte di Marat si può suddividere in due parti, quella superiore vuota e scura, animata solo da una leggera vibrazione luminosa, quella inferiore invece è dominata dal corpo di Marat. Tutta la composizione è articolata su linee verticali e orizzontali. Il punto di fuga è posto nel margine superiore,
e consente una visione rialzata del corpo di Marat e risalta tra l'altro l'abbandono del braccio destro che, toccando anche il pavimento, intende alludere al ricongiungimento dell'uomo col suolo e col terreno, quindi allusione alla morte. L'intera scena viene comunque inondata da una luce proveniente da una fonte esterna che è posta sulla sinistra del quadro e fa modo di risaltare il corpo di Marat, memore proprio della lezione di Caravaggio. Il volto di Marat è esposto in piena luce e il suo turbante sembra proprio un'aureola. Nel complesso, il dipinto è dominato da tonalità scure e tetre e la scena è molto sobria e anche spoglia, una sobrietà nell'insieme che ritroviamo nell'arredo povero. Pensiamo alla cassetta usata come tavolino, alla tavola coperta dal drappo verde, oppure al lenzuolo rattoppato. Tutti questi oggetti rappresentano la rettitudine e lo stile di vita semplice di Marat, facendolo risaltare proprio le sue virtù di personaggio e di uomo molto modesto, che è disinteressato alla ricchezza e sempre pronto, tra l'altro, ad aiutare gli altri. La notizia della morte di Marat si diffonde rapidamente e Charlotte Corday rischia di essere linciata. Poi viene inizialmente risparmiata perché si vuole farla parlare, si vuole capire che è stato il mandante, perché non si crede all'ipotesi che lei abbia potuto fare da sola. Poi la sentenza ufficiale. 4 giorni dopo verrà condannata alla ghigliottina e giustiziata. Charlotte è consapevole del suo delitto, ma è fiera di averlo commesso e dichiarerà davanti al giudice: ho ucciso un uomo per salvarne 100.000. Il dipinto conobbe un'enorme popolarità, tanto che ne sono state fatte numerose copie, come quella ad esempio del Louvre, ma anche artisti successivi ne hanno fatte omaggi e riproduzioni. Pensiamo ad esempio a quella celebre di Munch e di Picasso. Nell'opera di Munch, dedicata a Marat, vediamo Charlotte nuda e l'uomo è ucciso nel suo letto, non nella vasca da bagno. Sembra quindi Munch più interessato agli aspetti del rapporto uomo-donna che all'episodio storico in sé. Se invece guardiamo l'opera di Picasso, notiamo che egli usa uno stile più sintetico, che se non conoscessimo il titolo sarebbe difficile individuare il soggetto. L'opera più importante legata a Marat rimane comunque l'opera di David, un'icona del neoclassicismo, per il recupero della classicità, per il recupero della purezza nella forma, per la ricerca di un bello ideale e soprattutto per un'unione di idee artistiche legate a ideali sociali e politici. Sono tutti elementi che ritroviamo grazie al teorico del neoclassicismo, Winckelmann, il quale sosteneva una nobile semplicità unita a una quieta grandezza. Vi aspetto alla prossima Curiosità d'arte.